Ora in Lombardia per parlare di agricoltura, perché oggi a Palazzo Pirelli si è svolto un convegno sul biogas. Nel corso di questo appuntamento sono stati illustrati i risultati del progetto Eco Biogas finanziato nell'ambito del programma regionale di ricerca in campo agricolo per il biennio 2010-2012. Abbiamo sentito su questo l'assessore all'agricoltura della Regione Lombardia Gianni Fava. Assessore Fava, lei ha detto già in passato che su questo tema del biogas bisogna approcciarsi in maniera matura. Sì, credo che i dati anche di oggi testimonino a favore del fatto che esiste un mercato molto maturo, interessante dal punto di vista dei numeri. Stiamo parlando di miliardi di euro di volume d'affari che in questo momento di stagnazione economica hanno fatto sicuramente bene al sistema economico, ma devo dire che dovevano essere forse meglio considerati quelli che erano poi i danni al sistema agroalimentare, in particolare alla filiera zootecnica. Noi dovremmo cercare di coniugare queste attività e fare in modo che le esigenze legittime degli industriali, degli imprenditori, di chi vuole produrre energia non cozzino con le altrettanto legittime necessità di quei soggetti che invece vogliono continuare a fare gli agricoltori. Cioè, oggi la sperequazione che si è creata ad esempio sul mercato degli affitti rende sostanzialmente non competitiva la gestione di attività tradizionali sulla filiera agrozootecnica rispetto a quelle agroenergetiche. Di questo si terrà conto anche nel piano di sviluppo rurale che sarà presentato a poco? Credo proprio di sì, perché credo che andremo per la prima volta a stabilire un principio che ormai da più parti viene giudicato positivo. Quando ho iniziato questa battaglia qualche mese fa erano in meno a crederlo. Oggi mi viene dato atto del fatto che noi dobbiamo pensare di sviluppare ancora le fonti energetiche rinnovabili in agricoltura, facendo leva sui prodotti che non sono destinati al ciclo alimentare, sia esso animale piuttosto che vegetale. Quindi io dico sì all'agroenergia, perché questo avvenga con la cosiddetta logica no food. Saranno degli impianti nuovi? Si sta pensando anche di crearne degli altri, oppure sono sufficienti quelli che ci sono? Ma io credo che fino a quando esisterà un sistema incentivante che premia in questo modo l'energia da fonti rinnovabili, continueranno per forza di cose ad esserci impianti incentivati e impianti che in ogni caso vedranno la luce. Quello che non ci saranno impianti nuovi finanziati dal piano di sviluppo rurale per attività che cozzano contro gli interessi dell'agricoltura. Abbiamo un argomento, parliamo di alimentazione. Lei è stato a Londra, ha lanciato una proposta, estendere lo schema semaforo che già esiste in Inghilterra. Ci spiega in che cosa consiste? Sì, gli inglesi, diciamo il governo britannico, che è sempre stato storicamente uno dei più strenui oppositori rispetto alle richieste del nostro paese in materia di etichettatura, si è dotato di un sistema di etichettatura a sua volta, e questo io lo saluto come una novità positiva. In questo momento questo si limita a temi che afferiscono sostanzialmente al benessere, quindi alla più o meno nocività, maggiore o meno nocività dei prodotti agroalimentari che finiscono sugli scaffali dei supermercati. Il sistema sta funzionando, io mi sono limitato a dire che trovo questo sistema un esperimento interessante nell'ambito del quale potremmo inserire qualche elemento in più. Ho chiesto al governo inglese di valutare la possibilità che oltre al livello di salubrità dei prodotti che vengono consumati, queste etichette contengano anche elementi che indicano la provenienza delle produzioni e l'origine delle produzioni. Se così si facesse, probabilmente noi avremmo uno sviluppo del nostro mercato abbastanza automatico. L'impressione che ha avuto, come è stata accolta questa proposta? Beh, l'impressione che ho avuto è molto positiva. Abbiamo un impegno col Ministero della Salute britannico per una loro visita nelle nostre realtà la prossima primavera. Io voglio andare avanti, credo che il dibattito inizi da qua.